Queste che vedete sono le giocate del Super Enalotto, semplici giocate da un euro che però potrebbero portare a vincerne 3 milioni, 4 milioni, 20 milioni, perché il Super Enalotto, come sapete, insomma, delle volte porta delle cifre considerevoli. Se non che molti di questi, di queste ricevute diventano illeggibili perché stampate su carta chimica, e allorquando la giocata arriva a 15 settimane, a 15 estrazioni, come lo permette lo Stato e come lo propone lo Stato, molte volte le schedine sono illeggibili, come è successo a me stamani, per esempio. Testimone del caso è la ricevitoria del bar Giallo Verde alle Ville di Monterchi in provincia d'Arezzo, quindi non vi dico le cazzate. Questo accade anche per gli scontrini che fungono da garanzia, che dovrebbero durare un anno, ma poi dopo il sesto mese, se rimangono integri per altri 10-15 giorni, è tutto ben del Dio. Allora la mia domanda è questa: ma come mai, se un privato si azzardasse a dare garanzie di questo tipo, verrebbe immediatamente incarcerato per truffa, e quando invece ciò viene fatto dallo Stato non succede un cazzo? La risposta è in Roma Capitale, Roma Mafia Capitale. Cioè, vale a dire, siccome i più grossi delinquenti sono dentro lo Stato, è chiaro che si tutelano per non essere fregati, mentre invertendo l'ordine dei membri, il culo rimane sempre il nostro, come si sa. E allora, cari concittadini, quando andate a votare la prossima volta, per la strada dite: ma che cazzo ci vai a fare a votare? E tornate a casa, perché se continuerete ad andare a votare gli stessi di destra, di centro e di sinistra, si continuerà su questa falsa riga. Oppure... Io no, è finito, che non sì, è vero, sarebbe ma... più. Mi sono rotti i coglioni anche da me, vado via anch'io. Votare, allora.